Amici, il potere robotico. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cos'è sto coso? Abbiamo un metal build. Ah, un metal build della linea Evangelion che sicuramente comunque questi Eva io gli ultimi film non li ho visti. Ah, derivano da questi ultimi film orridi. Sì. Ah, questo era quel robot guidato dalla tipa con gli occhiali. No. Almeno, allora, ferma. Be quiet. Lei sta parlando di Mari, che è quella con gli occhiali, che è diciamo uno dei nuovi piloti che vengono introdotti in questa, chiamiamola anche rivisitazione di Evangelion, che è pilota, però lei mi sembra che pilotava quello rosso, quello di Asuka. Perché come mai? Cioè, poi dopo lei aveva comunque anche il suo Eva forse rosa. Ah, rosa. No, allora, infatti qua arriva quella la versione gialla e la versione blu dovrebbero essere ad appannaggio di Rei Ayanami. Mm-hmm. Che adesso qui magari io qui non sono mica andato a vedere se nella in questo viene descritto o viene comunque segnato il nome del pilota Rei Ayanami, che io comunque qua non lo vedo in nessuna neanche nelle istruzioni. Nelle istruzioni non le ho ancora aperte, non le ho ancora viste, quindi questo non glielo so dire. Però l'Eva 00 versione gialla, ossia quella prototipale, che è praticamente la prima versione dell'Eva, era ad uso di utilizzo di Rei Ayanami nella serie classica. Poi che era la madre, era il clone di Shinji. Ah, clone di Shinji. No, era il clone della madre, della madre di Shinji. Sì. Era il clone della madre. Infatti tra i due si forma comunque inizialmente un rapporto proprio per il fatto che Rei, essendo il clone della madre di Shinji, sente questo legame. Ok. Anche se lei fisicamente non sarebbe la madre, mm-hmm. però essendo il suo clone comunque sente il richiamo verso, mm-hmm. verso il suo cosiddetto figlio, ecco. Sì. E anche Shinji comunque sente questo richiamo verso di lei, non capisce il perché, però c'è questo. Ma dai, lui è coglione, quindi vabbè. Ce ne sono tanti di coglioni, però comunque torni sul modello. Sì, però lui è tremendo. Vabbè, lui sarà tremendo. Lui è il capostipite dei coglioni, Shinji, dei cartoni animati. Dei problemi. Figa! E soprattutto in questo film qua, è ancora peggio che nel quello caso. Io ho visto i primi tre. Mi devo vedere il quarto, che secondo me è l'ultimo uscito, ma non lo guardo, mi hanno fatto talmente cagare. Sai che io penso di essermi fermato ai primi due. Spero. E non viene essere... Poi il terzo dove gli mette posto la mandibola. Te la ricordi quella scena che lui è talmente sconvolto da quello che... Lei sta parlando di nuclearizzano tutto. Mi scusi, lei sta parlando dei film o della serie TV? No, dei film, dei tre film, Not Alone, come cazzo si chiama? Allora, You Can Not Advance, You Are Not Alone, e poi dopo non me li ricordo. E Moon Dot Sugar Long, come? Ma vabbè, lei comunque bacchetta una serie... Sono un detrattore. Sì, lei è un detrattore. Però io non sono un detrattore vero della serie classica. Perché se la serie classica è così, va bene così. Non mi piace il finale, però va bene, cioè è giusto. A me dà fastidio il fatto che sono 20 anni che lo vogliono cambiare. E poi non gli va bene e partono da un episodio e gli cambiano quella parte là e gli cambiano il finale. No, non è piaciuto nessuno, rifacciamo il film. Allora, la serie classica... La serie classica è formata dai famosi 26 episodi, sì. Poi dopo ci sarebbero due OAV collegate. La serie classica è quello dovrebbero completare, che si chiama The Terror Rebirth e The End of Evangelion. Sì, però da quello che mi hanno detto non partono proprio da quella fine lì, ma partono da qualche puntata indietro. Cioè le ultime 3-4 puntate non vengono cagate. Le ultime due. Le ultime due non vengono cagate. Ok. Infatti... Ma è sbagliato questo. No, vabbè, ma questo ci sta. Questo... Rivisitazione, sì. Rivede tutto, va bene. E parte chiaramente. È un reboot. Stessi personaggi, stessi mezzi, rivisti. Storia diversa. Sì. Simile e diversa simile, allo stesso tempo. Con chiaramente è venuto il Turbinfa, sì. Tutto quello è. Però la storia poi prende pieghi, ha personaggi e pieghe diverse. Mm.
Al di là di queste, questi qui sarebbero gli Eva comunque che derivano un po' da quella serie lì. Questo e ricollegandomi alla serie classica, la versione gialla e quella blu sarebbero quelle comunque ad uso esclusivo di Rei e Yanami. Io questo, se lei ha visto il terzo episodio, magari... Mi sono addormentato. Però era questo, molto bello. Va bene, il suo ricordo, ed è anche giusto che questo qui poi la pilota quello con gli occhialini. Non lo so, non... Poi mi era di un antipatico quello con gli occhialini, potevo vedere. Voleva usata male. Sì, molto male. Volevo... Molto male, mamma. Che personaggi... Che dà un fastidio proprio. Fastidio, va bene. Fastidio. Vabbè, vabbè, al di là di quello, noi però dobbiamo analizzare il prodotto. Bravo! Bravo. Il prodotto di questo, di questa rappresentazione, di questo modellino. Di questo... Senza dubbi. Senza alcun dubbio. Allora, secondo me. È molto bello. Secondo me. Cioè, è molto bello. Rispecchiano molto il cartone animato. Nel cartone animato di questi di questi OAV un po' il design, che rimane comunque uguale, però è stato leggermente diversificato, nel senso che hanno i corpi un pochettino più sinuosi, un pochettino più umanoidi. Sì, esatto. Più nella serie classica l'Eva 01 era un pochettino più massiccio. Sì, sì, in realtà adesso li hanno molto più smagriti. Ma allora c'è da dire una cosa, che nella serie classica si partiva inizialmente con un budget, va bene, poi dopo i soldi erano finiti e le ultime animazioni erano, non era più mega, ma erano proprio fatte male, quindi magari anche questa cosa magari ci si ricorda l'Eva come era negli ultimi episodi, che era disegnato probabilmente molto più da cani rispetto ai primi. Comunque, in ogni caso, stiamo parlando di un anime del 1995 con disegni magari comunque fatti peggio rispetto a qui, che il budget era sicuramente più elevato e con un'animazione comunque che ha fatto passi da gigante. E detto questo, comunque effettivamente gli Eva rimangono comunque sia dei umanoidi, dei robot giganti, dei robot che comunque sono delle sorte di degli umanoidi giganteschi, e quindi hanno anche delle forme particolarmente simili al umano, anche perché poi sappiamo che il primo angelo caduto sulla terra era Adam, e gli Eva dal quale e questi umanoidi derivano da Adam, il primo angelo, infatti si chiamano Eva, è giusto, tutto molto biblico, sì, ci sta. E questa qui, comunque, la versione gialla. Allora, noi abbiamo già visto in precedenza l'Eva 01 e 02 in più versioni, sì, sia lucida che opaca, ok? E ora invece abbiamo la prima versione dell'Eva 00 Metal Build, ed è una versione come le prime delle controparti Eva 01 e 02, che erano opache. Anche la prima versione dello 00 è a sua volta opaca. Poi sicuramente ce lo riproporranno in lucido e altre 12.000 versioni. Io mi sono buttato sulla prima versione senza indugio, e secondo me comunque ne è venuto fuori un prodotto di alta fascia. Sì. E quello che è bellissimo. E quello che devo dire, e quello che non so se la vedrete prima di questo o dopo di questa, la Valchiria è lì dove io ho visto la differenza tra la Valchiria di X, ok, che è la 25esima Worldwide Anniversary, che è Signor Nessuno, contro invece, tra virgolette, un Eva che funge anche da protagonista, però c'è una differenza di cura dei dettagli che secondo me è abissale. Però tra... una differenza di prezzo che poi non è un abisso fra i due. Però qua passiamo ai 300 banane. Però quello là 2,60. Sì, no, ok. C'è anche una dotazione. Ci sarà più... un 50 euro in più qui. Più o meno sì, forse anche 70 euro in più. Però. Sì, sì, per la gioia del nostro anno. Infatti, per quello oramai ci sono da rivedere comunque dei parametri. È chiaro che questo non si trasforma. No. Ok? No, questo non si trasforma. Però la cura che vi è nel dettaglio per questo Evangelion, secondo me, era un po' che non vedevo una cura. Cioè, vedete, non so, anche tutte le colorazioni, i dettagli.
dettagli, le gambe, il torace, con tutte, è quasi una, come dire, una cura per il dettaglio che ho visto fondamentalmente, perché non vieni, maledetto, per certi Gunpla. E quindi adesso qui possiamo anche far vedere un minimo, ecco, bravo, staccati, brava, brava, vieni via, ecco, sì, come poi dopo si può andare ad esaminare, che però quelli sono proprio dettagli, ci sono magari dei difetti, ad esempio come qua, nell'attaccatura dell'umbilical cable, che ecco qui, se questo è un segno di sprua, è un po' forte, è molto forte, però sul modello in sé, boh, cioè, guardi anche qua i dettagli, la colorazione, No, è molto bello. Cioè, non... molto bello. Lo posso palpare un attimo? Adesso glielo faccio, glielo prima lo di, passo anche a prima di farglielo un attimo, sì. Non è pesantissimo, però sì, lo so. Volevo farvi vedere, cioè, guardi. Dettagli, adesso non so se vengono apprezzati e li possono anche apprezzare da casa, cioè tutte le differenze cromatiche, sì. Cioè qui hanno fatto un lavoro molto bello, sì. Da certosino, guardi anche qui sulla testa questo casco che è stato, no, sì, è fatto molto bene, le passo, guardi anche le giunture, come, no no, è bello, molto bello. Anche al, lei com'è che lo chiama, un quando feedback, palpa? Un feedback, un no, touch, una volta ha detto una cagata in inglese. Il touch goduriante. Beh, il feedback al tatto, il feedback che abbiamo al tatto, sì, al touch. Feedback. No, è bello, molto bello. Adesso poi sai, io le mie cagate me le... Se le dimentica, sì. Poi, le dice e le se guardavo le dimentica. Guardavo anche l'espressione assorta del dottor Lobo. Ah, poi bello qui, c'è tutte queste differenze di cromature nella gamba con il perno della giunzione della gamba, bellissimo. E poi è anche, secondo me, molto posabile questo, sì, qua. Sì, sì, e mantiene la paura. Uno, sì, bisogna essere un po' capaci senza aver paura. Oh, e senza aver paura, però in dotazione viene dato un display stand che poi fondamentalmente sarebbe anche la rampa di lancio da dove partono gli Eva, dove poi sui lati trovano alloggiamenti tutte le armi, sì. Che anch'esse, guardate che razza di dettaglio viene poi fornito. Le armi sono bellissime, anche le armi, sì, sono proprio belle. Adesso qui, aspetta, lo tengo un attimo io, intanto che vediamo. Cioè, adesso qui volevo far vedere anche il dettaglio dell'arma, che poi dopo è possibile, no, questa qui non, quella non si trasforma, no, non subisce movimenti come, cioè, quella dello 01 mi sa, o dello 02, che era tutta modificabile l'arma, era molto, ma allora magari anche queste qua sono, sì, modificabili, grazie. Solo che adesso bisognerebbe un attimino anche andarle ad esaminare, studiare un attimino, ok, qui possono essere rimossi i caricatori di energia o comunque delle munizioni. Poi probabilmente è possibile rimuovere questa parte, adesso probabilmente sicuramente si potrà combinare con quest'altro fucile, per poi... è proprio un fucilazzo. Adesso io non lo so bene, però vedendo qua delle istruzioni, no, non si combinano, almeno non ci vengono fatti vedere. Ora, andando a vedere un attimino anche all'interno, lo ritenga, dall'interno delle confezioni, guardavo se no, qui ci sono manine eccetera, quindi vuol dire che abbiamo tirato fuori quasi tutto, il coltello da qualche parte è presente, non so se è sul modello, no, non c'è sul modello, e potrebbe essere contenuto all'interno dei, no, è qua, eccolo qui, e guardate anche il dettaglio, ok, tutta plastica, però guardate il dettaglio che è stato applicato, e
la cura che è stata applicata su questo coltello. Cioè, dura è trovare dei Chogokin. No, infatti questo è su il livello di dettaglio dei Metal Build è veramente alto e non mi piace per niente che ci sia, anche se è qui che non dice niente, questo segno di sprue, perché il Metal Build non dovrebbe avere questi difetti. Quell'affare lì è un po' cagacazze. Il Metal Build, cavolo. Capisco che magari anche un certo costo possa... Vabbè, però è una parte che non vedi neanche. Sì, però nel rapporto qualità-prezzo, che come giustamente ha detto il sensei, rivedremo, anche quelle cose qua sono quelle cose che ti fanno alzare o abbassare... Andando a prendere proprio... Se ce l'avesse in fronte o ce l'avesse sul petto, loro non conto. È un Metal Build. Ce l'ha nell'ultima parte che... non. Cioè, sostanzialmente non lo vedrai neanche quando lo agganci. O puoi anche evitare di non mettercelo. Poi vede anche qua come sono state applicate, poi le calcomanie o quello che sono, che sono state applicate in maniera molto sagace, sapiente. Purtroppo sì, l'unico difetto che si è andato a riscontrare è la parte terminale dell'umbilical cable, che è lì, perché non ci sono neanche... porca zuffa, non so cosa fa, dei danni senza dircelo. No, niente, solo. Però per il resto, anche sulla basetta, eccetera, non vi sono. Non ci sono problemi. No, no. Non si riscontrano problemi. No. E lei provi, si immagini anche tutti gli EVA pronti a partire. Sì, su queste rampe. Figo, secondo me fanno un figurone. Adesso questo qui un attimo lo... Adesso, giusto per farvi vedere anche la posabilità. Okay. Non hanno gli scatti, ma è soltanto a movimento. Sì. Liscio. È possibile, guardate, anche ottenere questa escursione della gamba e questo movimento del ginocchio. Carla Facci, spostati, pace all'anima sua. Sì. O anche Roberto Bolle adesso. Sì, Lorella Cuccarini. Sì, è tra Parigi. Esatto. Raffaella Carrà meglio di no, dai, anche lei. Non andiamo a disturbare poi inutilmente. Detto questo, poi molto bello anche questo verde tendente al metallico che va in contrasto con il giallo opaco, cioè pigo. Cioè, poi vede anche qua Evangelion, proprio tutte le Eva Zero, Test Type. Ecco, un problemino che non dico una cazzata. Non c'è il l'entry plug. Ecco, quello sì. Quello è è una mancanza di di dettaglio che proprio ha un estremo. Ma l'hanno fatta apposta perché così la versione lucida ci metteranno quello. Non ce l'avevano. Anche perché bisognerebbe riprogettare il modello, quindi creare una sede dove andare a cioccare l'entry plug. È dal primo EVA che gli entry plug non ci sono. C'era nel GX, mi sa. Sì, c'erano tre entry plug che potevano essere ficcati all'interno della propria sede. Poi è una cosa che si è andata a perdere. Però vede anche qui il metallo della giuntura, cioè fantastico. Sì, è molto bello. Anche poi la posabilità che si può avere sul gomito, che è quasi a 180 gradi, perché può partire da zero, arriva a 90 gradi senza difficoltà, per praticamente chiudere il cerchio a 180 gradi, o comunque quasi a 180 gradi, e non è male. Come la posabilità, il movimento della spalla è abbastanza ampio, quindi vedete che può raggiungere questa
questo grado e senza forzarlo più di tanto e senza andarlo a sollecitare, perché probabilmente si può anche andare oltre. Però fatelo con i vostri. ecco. Chiaramente la spalla può fare il 360 gradi. Naturalmente, se lo volete fare completo, ve lo fate con il vostro, a casa. Però lo può fare a casa. Sì. Poi, dopo, se lo rompete, sono cazzi vostri e non venite a dire come si può fare per avere i pezzi sostitutivi, perché non si possono non avere. Si possono avere, quindi. E cos'altro vi posso dire di questo pezzo da 90? Ah, non lo so. Che vi metterà anche probabilmente a 90. Sì, qui continua a essere. Anche effettivamente uno potrebbe valutare se prendere subito questo o aspettare poi quella versione che probabilmente arriverà. O altrimenti, se uno ha tutti quegli opachi, allora con questo non sbaglia. Se no fate come lei, che li compra tutti. Più o meno ci cade dentro. Si scapusso, sì, perché poi dopo si ficcazza poi la versione lucido. Che comunque sia, se voi aspetterete la versione lucida, non costerà meno di questa. No, anzi, no, un ventino in più. Magari un ventino in più vi metteranno quell'accessorio del cazzo. Il coltello dentro la cosa, come si chiama, dentro la custodia. C'è anche qua. Beh, no, ce l'abbiamo. Ne metteranno due allora. Può darsi, comunque... Mettono la figurina di Shinji che lo prende il culo. C'è il fucile, c'è un mitragliatore, questo qua, sì. C'è il fucilino di ordinanza, quello qua ad esempio, vedete che ci sono poi delle spalle per l'Eva 01, per Eva 1 e poi qui c'è un Eva 2. Ecco, sì. Io non vorrei che poi quella che dice lei avesse scritto sui fianchi Eva 2, perché qui c'è scritto Eva 0, qui c'è scritto 2 e lì Eva 1. Quella è la storia che... Ma che capisce niente. Aia. Questo cosa è? Cosa comporta? Cosa... Mistero? Dicetecelo, che loro lo sanno. E qui sulla basetta ci abbiamo scritto Eva 00. E va bene. Ora, cosa vuole fare? No, io allora lo peserei, avendocelo in... Prenda, dottor Lobo! Perché ormai la stanchezza si fa un po' sentire e comincia a essere un po' in... La vecchiaia... Sono un po' in difficoltà e non so neanche più cosa sto... Stai dicendo? Delle cazzate, guarda. Ma quello... Quello... A qui siamo in decilitri, cioè... Ma come mai cambia così? Ma perché... poi mi sono trattenuto. Vabbè. Siamo in gambe. Mette bene i piedini. C'ha le Adidas. Sì, c'ha la coda di cavallo. Sembra che abbia la coda di cavallo. C'ha la coda e le scarpette da ginnastica. Sì, sembra che abbia le scarpette quelle da trekking montanaro. 226 grammi, sì, la leggerezza si fa sentire. Questo qui ha mangiato molto Philadelphia, ma si vede che è molto esile. Sì, però vabbè, sono fatti così, mangia poco. Siamo fatti così. 226, sì, bravo Lobo. Anche se ha un po' di struttura metallica, vabbè. Girelliamo, guardi anche dopo, girelliamo, guardi anche qui il particolarino. Sì, è bello, di questa cosa traslucido, cioè no, figa. Vuole fare qualcosa? No, magari lo mettevo sul, perché ho un po' paura che dovrebbe stare in piedi, cazzo. Sì. Cazzo! Occhio che adesso c'è la coda di cavallo che prende contro la presa. Non appoggia neanche, vediamo un attimo, ma vedi che non appoggia neanche il piede. C'è un po' il tallone sollevato. Sì. Così un po' posizione sotto maior. Sì, c'aveva un po'. È vero che era un po' sotto maior. Sì. Saltava. No, ti faceva vedere il pacco. Sì. Ah. Non è di facile gestione. Scusi, No, non sei. Non rompa il cazzo. Almeno il minimo indispensabile. Gli fa male la gamba sinistra, perché poggia solamente la punta del piede, cazzo. E non il tallone. Che spacca cazzo.
Non mi dici bene, vaccia. Tu disabili. Adesso addirittura poi si scrive TES. Magna TES è fatta via. Lo vedo in difficoltà. Non cade! Lo vedo un po' in difficoltà. Vada! Un attimo. Fino a sto sudando. C'è caldo. Pagellamento. Eva 00. L'unica cosa prima di passare al pagellamento, proprio per capirci qualcosa in più, andiamo a dare un'occhiata alle istruzioni. Questo qua si vede il cambio. Si vede è 00, l'1 va su questo qua e queste qua sono dello 02, vanno non si attaccano a questo, okay. Quindi non vi è nessun discorso di quindi se non ce li hai le devi comprare. Beh, non te li danno. No, lo so. Cioè, dico qua questo. Sì. Ah, se vuoi metterci queste qua, sì, ok, quello sì. Mm-hmm. Però non vanno su questo. Non vanno su questo qua, esattamente. Detto questo, io partirei a questo punto direttamente per un pagellamento. Yes. Impatto estetico. 9,5. Sì, nell'hangar è stupendo. 9,5. Materiali 8. Realizza tu, come se non si può dare 20. 10, come si può non dargli 10? Cioè, penso che sarebbe un delitto. Non... Posabilità. In mani sapienti. No, è posabile, è posabile. In mani sapienti. È molto ben sì, posabile. 7,5. Accessori. Anche di più. Guarda che si posa molto bene questo. Però non ha lo scatto, magari ti perde poi, è un po' lasco dopo. Se lo... Accessori. C'è tanta roba, c'è tanta la roba, macchina, c'è. Vabbè. Accessori comunque l'8 mi sento di dargli, trasformazione non ci sta. Confezione. Onesta. Onesta e sincera come quelle dei Metal Build. Esatto. Loro ma se li attacca anche sulle cosce questi, sì, questi sì, cose. Sì, perché qui vediamo che sulle gambe lei è presente quel personale specifico per determinati lavori che hanno tutti gli attrezzi su sì, sì, tipo il muratore, trapano, sì. No, ma anche proprio tipo gli avvitatori, tutti gli strumenti anche più tecnologici che servono per lavorare. Quello invece ce li ha sulle armi. Ok. E quindi si porta dietro tutte le sue armette, eccetera. I Metal Build poi sono vivono oramai di questo mito che non hanno neanche bisogno di fare delle scatole da dire fuck this. Cioè noi siamo Metal Build, voi siete un cazzo, esatto, sì. Che comunque beh insomma da qui poi vedete anche la sfilza di accessori tutti sì. Quindi insomma ce n'è. Comunque confezione io gli do il 7,5. Incazzatura ma 4. Ogività 7. Rapporto qualità prezzo, qui sfondiamo il tetto dei 300 euro. Sono i nuovi 150 e quindi va bene così. Nel 2023 cercheremo di un attimino di rivedere questo parametro in base anche ai nuovi costi, mm-hmm. Non tanto al potere d'acquisto, che quello va sempre a meno, e quindi rapporto qualità-prezzo comunque è da 4. Giudizio finale. Perché soffre del fatto di essere un'Eva e quindi di avere un appeal magari che... Poi anche un po' l'ennesimo Eva. Però il 9 glielo diamo, fanculo. E la Madonna. Va bene, cari miei telespettatori. Ma le chiedo scusa, l'ogività? L'ogività l'ha fatta, sì. No, cosa ti ha dato il 7? Sì, perché comunque non l'avevo sia sentito. Al di là dei gusti dello straccione...
Salutiamoci. Sì.